Buongiorno a tutti, sono Berardi Emanuele, sindaco del comune di Borgo Velino. Il mio è un piccolo paese di circa 1000 abitanti, in provincia di Rieti, che fa parte dei cosiddetti paesi del cratere, quelli cioè che hanno subito danni importanti a causa dei terremoti del 24 agosto, del 30 ottobre e del 18 gennaio. A nome mio personale, dell'amministrazione comunale e di tutti i miei concittadini, ringrazio tutti voi e in modo particolare il dottor Messina per avermi invitato a questo bellissimo evento. Borgo Velino è stato inserito all'interno del cratere sin dal primo evento sismico, condizioni questa che lo individua quale paese terremotato, con le conseguenti agevolazioni per la ricostruzione. Agli effetti pratici però le lungaggini burocratiche di cui si lamentano sindaci più famosi di me non hanno ancora permesso una reale soluzione dei problemi legati al terremoto e sicuramente gli aiuti concreti come quelli che riceviamo oggi sono molto importanti sul percorso, vi assicuro, molto faticoso del ritorno alla normalità. Borgo Velino, come altri paesi interessati del sisma, non è stato per fortuna distrutto dalle scosse devastanti, che invece hanno raso al suolo Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto, ma ha avuto notevoli danni che hanno dato di fatto sconvolto la vita dei miei concittadini, con numerose abitazioni private inagibili, così come risultano inagibili molti edifici pubblici, quali le chiese, il museo, la biblioteca, il centro anziani, il comune e la palestra comunale. Di fatto nel mio paese non esistono più luoghi sicuri dove poter svolgere attività di aggregazione sociale. Nell'estate successiva ai terremoti, per aggredire soprattutto il disagio psicologico e riportare frequentazioni del territorio, ci siamo intestarditi ad organizzare piccoli e grandi eventi. Nonostante questo, per darvi un'idea, vi segnalo che i nostri pochi esercizi commerciali registrano un calo di reddito oltre il 60%. I nostri bambini non hanno più una sede stabile dove poter fare attività sportiva, eppure scienze motorie durante le ore scolastiche. Il centro storico, apparentemente ancora intatto, presenta all'interno delle abitazioni, tutte di antica costruzione, problematiche strutturali molto serie. In questo quadro così malinconico, l'evento di oggi viene a portare un raggio di luce inaspettato. Questo gesto di solidarietà che proviene da persone lontane dal nostro territorio è importante per continuare a lottare per la rinascita e per non sentirsi soli in questa dura battaglia. Grazie. Grazie sindaco. Grazie.